è riservato ai giovani entro i 36 anni di età. Il nuovo piano di assunzioni per 127 nuovi posti di lavoro è distribuito in un arco temporale di 14 mesi, presentato oggi all'Aquila dai vertici TUAI della regione Abruzzo. Ed è una ristrutturazione che stiamo facendo in funzione di quelle che sono le realtà emerse, nuove per tutti dopo la pandemia e con tutte personalità specificamente da formare che debbono essere utilizzate nei prossimi anni. Nel 2022 sono previste assunzioni con contratto di apprendistato per 50 operatori di esercizio, 5 figure amministrative, 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione. Altre assunzioni interesseranno personale qualificato manutentivo. Invece nel 2023 verranno assunti altri 50 operatori di esercizio, altre 5 figure amministrative e 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione con contratto di apprendistato. Rinnovamento che è fondamentale invece per fare in modo che l'esperienza venga trasferita da coloro che lavorano da più tempo a persone più giovani, più motivate, ma inesperte. E quindi il combinato disposto di tali elementi può garantire, al pari di quello che succede nel corpo umano, un ricambio delle cellule e quindi un maggiore vigore per l'azienda. Il tutto mentre il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari torna a denunciare il degrado in cui sono costretti a viaggiare gli utenti del trasporto pubblico regionale con mezzi sempre più sporchi e senza manutenzione. E noi ci chiediamo: se TUA non riesce a gestire queste piccole grandi cose, come farà poi a collarsi delle tratte che sono in perdita con forti passività? Chi ripianerà quelle tratte? Ecco, una situazione allarmante. Io faccio una richiesta al presidente di regione, al sottosegretario ai trasporti, dicendo: esistono anche i trasporti in Abruzzo, sono la seconda voce di bilancio e sono servizi essenziali per la nostra gente. La nostra gente ha diritto a un trasporto pubblico efficiente e funzionale. Così non è in Abruzzo, purtroppo.